Salve a tutti youtubers, eccoci qua ritornati in un nuovo Astro TG dopo tantissimo tempo che non portavo più questa serie sul mio canale. Giustamente ho portato solo 3-4 episodi perché poi, come sapete, se avete visto l'astro vlog che è uscito ieri, ho spiegato tutto della mia assenza e soprattutto ho spiegato anche, diciamo, dei cambiamenti che avverranno nel mese di agosto e di settembre. E quindi ritorniamo con questa serie per analizzare tutte le notizie che sono uscite questa settimana che va dal 26 luglio fino al 2 agosto, che è oggi. Naturalmente siamo nell'appuntamento domenicale e senza perderci in troppe chiacchiere andiamo ad analizzare la prima notizia, la prima news di questo Astro TG, che appunto è un anno alle Hawaii come su Marte, tutto pronto per la nuova missione HISAIDS. Allora, al riguardo di questa news ho fatto un video sul mio canale, se volete potete andarlo a vedere, è uscito qualche giorno fa, dove parla dell'addestramento dei futuri astronauti, dei futuri coloni che andranno su Marte e si addestreranno in un alle Hawaii, sopra un vulcano oltre i 2000 metri d'altezza, dove dovranno viverci per un anno, per 12 mesi, isolati da tutto. Quindi, diciamo, verranno portati lì, li lasceranno lì questi astronauti e dovranno vivere lì, e naturalmente avranno dei compiti magari scientifici da portare a termine, no? Quindi per vedere un po' e studiare il comportamento dell'essere umano quando, diciamo, è all'interno di una cosa e non può fare nient'altro che, diciamo, sperimentare le cose. Quindi saranno anche, diciamo, loro delle diciamo cose per essere sperimentate. Poi abbiamo con Sentinel-2 il pianeta Terra diventa open, si prepara a diventare operativo e regala prime spettacolari immagini. Qui stiamo parlando naturalmente dei diversi razzi che sono fuori dalla nostra atmosfera, dei diversi, non so come chiamarli adesso, che studiano e che mandano le immagini della nostra Terra. Poi abbiamo Luna di Saturno si traveste da Polifemo, il suo gigantesco occhio fotografato dalla sonda Cassini. A riguardo di questo ci ho fatto anche un video sul mio canale, stiamo parlando di Teti, una delle lune di Saturno, la quale è stata fotografata dalla sonda Cassini e la quale ha immortalato i diversi crateri che ci sono di varie dimensioni sulla luna Teti. Poi abbiamo possibile luna blu dovuta a ceneri nell'atmosfera, sarà visibile nei prossimi giorni dal Nord America. Qui stiamo parlando dell'evento della luna blu, che sappiamo che sono due lune piene in un mese. Diciamo che questo fenomeno è anche piuttosto raro perché il prossimo accadrà nel 2018. Naturalmente la luna non è diventata blu quando il 31 luglio, è stata sempre, diciamo, di quel colore un po' acceso, no? Quindi non era una bufala se avete pensato che la luna potesse diventare blu. Sì, avrebbe potuto diventarlo, ma in casi veramente molto eccezionali, perché in realtà è l'atmosfera che filtra la luce e quindi devono accadere dei processi, diciamo, un po' particolari perché ciò accada. Poi abbiamo al via su Marte le manovre per accogliere InSight, MRO cambia orbita per seguire la discesa del lander nel 2015. Questo è stato uno degli argomenti di un Astro News che è uscito qualche giorno fa. Stiamo parlando di MRO, che è, diciamo, dal 2006 se non sbaglio, che orbita intorno al pianeta rosso e che sta raccogliendo dati, sta inviando immagini a terra, e ha cambiato orbita perché nel 2016 InSight, la nuova, diciamo, missione che prevede l'atterraggio di un robot sulla superficie marziana per, diciamo, inviare dati a terra, dovremmo usare, diciamo, questo satellite che orbita intorno a Marte, diciamo, come collegamento, in modo che i dati vengano spediti dal rover che è sulla superficie marziana a questo MRO, e MRO li trasferirà poi a terra, diciamo, in giro di poche ore. Poi abbiamo Paolo Nespoli, il prossimo italiano a volare sulla stazione spaziale. Stiamo parlando di un'altra missione futura che ci sarà. Paolo Nespoli, sappiamo, l'astronauta famosissimo, il quale, quando andrà sulla stazione spaziale internazionale, ovvero nel 2017, avrà da poco compiuto 60 anni, quindi starà naturalmente 6 mesi sulla ISS. Poi abbiamo Plutone potrebbe nascondere un oceano, motore dell'attività geologica. Qui stiamo parlando ancora del pianeta nano Plutone e della sonda New Horizons, che sta comunque inviando immagini e sta ancora studiando il pianeta
il pianeta Plutone. Qui stiamo parlando di questo oceano, un eventuale oceano che potrebbe trovarsi sotto la superficie, nel sottosuolo del pianeta nano. Naturalmente questo non è ancora confermato, però se dovesse, diciamo, esserci questo oceano sotto la superficie di Plutone, sarebbe molto interessante, perché comunque sarebbe un altro pianeta, oltre ad esempio il satellite di Giove Europa o magari le lune di Saturno, che sappiamo che sono molto promettenti per ospitare un oceano nel loro sottosuolo. Poi abbiamo l'astronauta Parmitano in fondo al mare per andare su Marte, racconta missione addestramento sottomarina Nemo. Qui stiamo parlando dell'altro e di un altro astronauta famosissimo, Parmitano, anche lui è stato sulla Stazione Spaziale Internazionale, che sta facendo, diciamo, i corsi di addestramento in fondo al mare per, diciamo, esercitarsi su Marte, per andare su Marte, poi se ci andrà o se ci andremo, comunque poi bisogna vedere. Ci sono le ipotesi che entro il 2030 dovremo mandare dei coloni su Marte, però non è ancora niente di sicuro, è tutto, diciamo, in fase di sviluppo. Poi abbiamo Luglio con la luna blu, due volte la luna piena in un mese, immagini spettacolari a portata di smartphone. Qui stiamo di nuovo parlando della luna blu, che c'è stata il 31 luglio e il 2 luglio, le lune piene. Come ho detto prima, non era blu la luna. E appunto qui poi questo sito avrà sicuramente messo delle immagini che sicuramente gli astrofi e gli astronomi avranno scattato, e dice a portata di smartphone, perché anche se voi avete, diciamo, uno smartphone, diciamo, di ultima generazione, potevate tranquillamente fare delle spettacolari immagini e non serviva, diciamo, per forza un telescopio. Poi abbiamo il nuovo vicino di casa della Terra, è un pianeta roccioso e caldissimo. Qui stiamo parlando di un'altra scoperta, di un altro pianeta extrasolare, il quale potrebbe, diciamo, ospitare vita, anche se poi, se andate a vedere il video che ho uscito sul mio canale, in realtà la vita non la può ospitare, perché comunque ha delle condizioni un po' particolari, però è una scoperta, diciamo, interessante, perché è il più interno, diciamo, dei altri tre pianeti che compongono questo piccolo sistema planetario. E poi, diciamo, l'ultimo articolo dice: le stelle cadenti regine nel cielo di agosto, la luna si farà da parte, lo spettacolo è assicurato. E qui stiamo parlando di un altro fenomeno, diciamo, molto interessante e molto, diciamo, bello da vedere per chi ama, diciamo, scrutare il cielo anche solo con gli occhi, perché tornano di nuovo le stelle cadenti. La luna si farà da parte vuol dire che comunque adesso la luna sta entrando di nuovo nella fase della luna nuova, quindi, diciamo, la luna, diciamo, si sta levando un po', diciamo, tra virgolette, dal cavolo, e quindi senza la luna noi sappiamo che le stelle si vedono molto meglio. Quindi per questo Astro TG è tutto, io spero di essere stato chiaro, spero che questo video vi sia stato interessante, sia stato intrigante, spero che vi siete fatti un'idea su tutte le notizie che sono uscite questa settimana. Naturalmente fatemi sapere se questa serie vi piace, ho registrato giusto 3-4 episodi, perché poi, per motivi che voi saprete se avete visto l'astrovlog, ho dovuto andare via, e adesso questo è un Astro TG, e il prossimo lo rivedrete probabilmente a settembre, perché se non lo sapete dovete andare a vedere l'astrovlog, e ve lo ripeterò all'infinito che dovete vedere quello per tutto, e vi consiglio di vederlo tutto dal primo all'ultimo minuto, perché c'è uno, ad esempio, che mi ha commentato sotto e mi ha detto, per dirvi, dove vai all'estero, perché ho detto che mi trasferisco. Io l'ho detto che non l'avrei detto su YouTube, se no lo sa il mondo intero. Lui ha detto: ah, scusa, non ho visto tutto il video. Quindi vi consiglio di vedervi tutto il video dal primo all'ultimo. So che può essere un po' snervante, però, insomma, se volete sapere, essere veramente aggiornati sulla mia attività, guardatevelo. Quindi per questo video è tutto. Io spero di essere stato chiaro. Mettete mi piace al video se volete. Ciao belli!